Non si tratta solo del portamento della bellezza estetica. I Golden Retriever posseggono anche un carattere eccezionale ed equilibrato e una grande intelligenza. Se state pensando di adottare un cane di questa razza o un meticcio, a prescindere se è un cucciolo o se è già adulto o anziano, vi sono sempre buoni motivi per adottare un Golden. E in questo video Animalpedia te li spieghiamo tutti. Da non perdere! Ha un carattere tranquillo ed equilibrato. Il primo dei vantaggi di un Golden Retriever che possiamo sottolineare è il carattere tranquillo ed equilibrato che mostrano questi cani. La miglior prova di ciò è il loro impiego come cani d'assistenza e terapia, facilitando la vita a persone con esigenze speciali. Ovviamente possono esserci eccezioni per il singolo esemplare, ma noi ci riferiamo alle caratteristiche di razza. Cane molto adattabile. Se il grande vantaggio di adottare un Golden Retriever sta nel suo eccellente carattere, non meno importante è la sua grande capacità di adattamento. Questo significa che potrete rendere felice un Golden a prescindere dalle dimensioni caratteristiche della vostra casa e della vostra famiglia. Si troverà bene a giocare con i bambini, ma anche con una persona single che vive in un appartamento, sia che abbia abitudini dinamiche o sedentarie. Anche se vivi in casa con altri animali o siete in procinto di averne, la convivenza per il Golden non sarà mai un problema. Non sono mai aggressivi né hanno la tendenza a mordere. Grande intelligenza. Negli anni 90, uno psicologo, Stanley Coren, elaborò una lista classificando un buon numero di razze canine a seconda della loro intelligenza. Va precisato che si riferiva solo all'intelligenza relativa alla capacità di apprendere ordini e comandi. Il Golden Retriever si trova ad un lusinghiero quarto posto di questa speciale classifica, su un totale di 79 razze. Per cui si può affermare che gli esemplari di questa razza hanno facilità di imparare ordini e comandi, con poche ripetizioni e con un'alta percentuale di effettività. Scopri quali sono le 5 razze di cani più intelligenti nel video che abbiamo dedicato a questo argomento. È il beniamino dei bambini. Una buona ragione per adottare un Golden Retriever è che va particolarmente d'accordo con i bambini della casa. Ciò consente di poter convivere con loro anche in appartamento o poter uscire a passeggiare tutti insieme. Va anche detto però che bisogna educare i minori a comportarsi correttamente con i cani e tenere un comportamento rispettoso e attento. Molto bello e di dimensioni non esagerate. Infine, un altro aspetto positivo del Golden Retriever è che si tratta di un cane forte e protettivo. Sono infatti cani grandi e potenti, ma non troppo, non al punto da rendere difficile la loro gestione per il tutore. Sono cani che potranno farci grande compagnia sia in casa che accompagnandoci nelle attività quotidiane all'aperto. Contro di avere un Golden Retriever. Anche se il Golden è uno dei cani che meglio si adatta alle esigenze e alle situazioni diverse che si possono trovare in una casa, vi sono anche degli svantaggi. Innanzitutto, va detto che prima di parlare di svantaggi nei cani, bisogna capire che cosa intendiamo, essendo loro esseri viventi che hanno le loro necessità, emozioni e sentimenti. Per cui, per svantaggi si intende le caratteristiche fisiche o caratteriali che risultano incompatibili con la routine o lo stile di vita di una famiglia in particolare. Ricordate sempre che tutti i cani hanno bisogno di attenzione e affetto. Questa razza inoltre tende a perdere grandi quantità di pelo, per cui dovrete dedicare parte del vostro tempo a pulire la casa e a spazzolare l'animale per mantenere il suo mantello sano e lucente. Inoltre, si tratta di cani che necessitano una corretta stimolazione fisica e mentale per soddisfare la loro grande intelligenza ed evitare il sovrappeso e le malattie ad esso legate. Vuoi conoscere altre razze di cani? Non perderti la nostra lista in cui ti parliamo di cani piccoli, medi e grandi. Dici, hai un Golden Retriever o stai pensando di adottarne uno? Faccelo sapere nei commenti. Alla prossima!